Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e eccoci in un nuovo episodio. Ora vi spiego tutto ragazzi. Ebbene sì, è uscita prontamente, uno dei miei iscritti mi ha avvisato, è uscita l'Header Mod, la 1.04, la versione finale, diciamo, per la 1.0. Però vi premetto che non è la finale, perché è vero, hanno aggiunto un sacco di cose, hanno fissato un sacco di bug, ma tanti altri bug sono rimasti, li ho trovati io adesso appena l'ho installata. Il bug delle mele blu, il lag è rimasto sempre il lag di prima, per cui non so che diamine hanno fatto. Dicono di aggiornare, aggiornare, alla fine non fanno un cavolo. Perché ragazzi, non mi interessa a me che mi aggiungete le cose o aggiungete cose belle. Cioè, la cosa principale era che era da togliere era il lag, perché è ingiocabile. Va bene, il lag è rimasto, ragazzi. Allora, vi faccio vedere come si crea un portale, che tanti me l'hanno chiesto. Ragazzi, scusate mio figlio, ma sono da solo, mia moglie è uscita un attimo, per cui non riesco a chiuderlo nell'armadio. Ma se rompe ancora di più lo chiudo. Ok, il portale si fa così. E poi si attiva con l'acqua. Perfetto, questo è il portale. Prima di entrare nel portale, ragazzi, volevo darvi un buon fine anno a tutti quanti. A tutti, dal primo all'ultimo e anche dopo l'ultimo. E vi do gli auguri di buon fine anno. Quelli dell'anno nuovo ve li do domani. Ve li do anzi l'anno prossimo. Allora, entriamo nel portale. Ok. Siamo entrati nell'Elder. Come vedete, il bug di nascere sull'isola c'è sempre. Ora va bene, ragazzi, per farvi vedere, io c'ho too many items, metterò la creative per volare. Guardate il lag. È molto meno di prima, ragazzi. Adesso diciamo che è giocabile. Hanno aggiunto questi alberi. Sarebbero gli alberi di cristallo. Che dovrebbero droppare delle mele bianche, se non mi sbaglio. E le mele bianche servono. Scusate che abbasso la musica. Le mele bianche servono, dicevo, per curare per 6 secondi l'avvelenamento. E sapete che in questo mondo si rischia molto l'avvelenamento. Poi questo è l'albero quello lì azzurro. E spaccando questi qua ci dropperà. Adesso lo faccio vedere. Ci dropperà delle mele blu che sono buggate. Alcune no, alcune sì. Ora vi faccio vedere perché. No, cosa sto combinando? Allora, vi faccio vedere perché. Togliamo la creative. Ok, vedete? Mela azzurra ma non me la farà cogliere. Non me la farà cogliere lì, ragazzi, vedete? Però in teoria io nell'inventario ce l'ho. E guardate. Guardate questo bel bug. Le mele infinite. Che però non ci fa neanche raccogliere. Per cui adesso mi dite che cos'è che hanno fissato. Ecco, questa l'ha fatta raccogliere ad esempio. Quando invece prima ragazzi le mele funzionavano benissimo. Per cui aggiustano una cosa e ne rompono un'altra. Adesso mi dite a cosa serve ste mele. Basta allontanarci da questo pezzettino, guardate. Guardate. Ci toglie la mela dall'inventario e ce la fa riraccogliere. Se ci avviciniamo lì, guardate, diventano infinite. Per cui è un vero bug del gioco. Ma alla fine ce ne fa raccogliere sempre una. Che cagata. Vabbè, vabbè, basta, basta, basta. Ragazzi, poi il resto ha raggiunto tante cose che non sto qui a farvi vedere. Ma prima che mio figlio peggiori, vi faccio vedere subito il tutorial. Ok, vi faccio vedere il tutorial adesso, ragazzi. Allora, vi metterò in descrizione questo pacchetto. È lo stesso pacchetto dell'altra volta. Vi faccio vedere. Cosa ho aggiunto? Ho aggiunto too many items che me l'hanno chiesto e la mod dell'header aggiornata. Ho aggiornato anche MC Player, mod loader MP e non mi ricordo che cosa perché li hanno aggiornate. Allora, aprite il pacchetto che vi siete scaricati. Andiamo su, per 100. Updata, per 100. Allora ragazzi, adesso lo farò con calma, passo passo. Non voglio le domande dell'altra volta, ma io non riesco a installarla, aiutami, dimmi come si mette questo. Cioè ragazzi, guardate il video fino in fondo, fate passo passo quello che faccio io e non voglio domande. Adesso io chiudo mio figlio nell'armadio. Allora, abbiamo aperto roaming, apriamo punto, anzi non apriamo punto Minecraft, scusate. Se vi serve il vostro punto Minecraft, ve lo salvate come al solito sul desktop o da qualche altra parte, se no lo eliminate. Ok, una volta eliminato facciamo partire Minecraft.
Ok. Ci fa l'aggiornamento e ci ricrea la cartella .minecraft da capo. Bella nuova pulita. Perfetto. Una volta che Minecraft è avviato, lo si può chiudere. Ok. Ritorniamo su %, updata %. Vedete che ci ha ricreato la nuova cartella. La apriamo. Andiamo su bin. Andiamo su Minecraft Jar, tasto destro apri con gestione archivi in WinRAR. Perfetto. Una volta aperto questo, ragazzi, eliminiamo subito la cartella metainfo, non vi dimenticate. Ok, adesso è a posto. Ora, apriamo il pacchetto che vi ho fatto scaricare. E cominciamo con Too Many Items. Prendiamo tutti questi file e li mettiamo qua dentro. Mio figlio è impazzito. Basta! Zitto che ti chiudono l'armadio, eh. Ok. Apriamo SAPI R11. Apriamo bin. Prendiamo tutti questi file e li mettiamo qua dentro. Ragazzi, ricordatevi, aprite solo bin. SRC non lo toccate. E questo qua non lo toccate perché dice appunto di non mettere quella cartella. Ok. Possiamo chiudere. Apriamo modulo ADRMP. Prendiamo questi file e li schiaffiamo qua dentro. Apriamo modulo loader normale. Stessa menata. Ok. Apriamo MC player. Questo qui è l'API, ragazzi. Allora, il primo file e l'ultimo file sono file di testo, per cui non dobbiamo prenderli. Prendiamo solo i 4 i 5 centrali. E li spostiamo qua dentro. Ricordatevi di non mettere i file text. Poi apriamo audio mod. Prendiamo questi tre file e li mettiamo qua dentro. Ragazzi, veramente chiedo scusa per mio figlio. Poi apriamo la mod. Ok, apriamo. Prendiamo la cartella jar e tutti questi file, che ragazzi sono veramente tanti. Mi raccomando, non sbagliate, li mettiamo qua dentro. Ci metterà un po' di più. Ok. A questo punto, qua torniamo indietro. Ci sarà la cartella resource. Ci sarà la cartella resource. Questo si può abbassare. Ritorniamo sul punto Minecraft. Torniamo indietro. Andiamo sulla cartella resource. E prendiamo la cartella mod dal pacchetto. Ti stai zitto? E la spostiamo qua dentro. Perfetto. Ragazzi, è tutto installato. Scusate un attimo. A questo punto abbassiamo tutto. Si può far partire Minecraft. Ok. Non vi preoccupate se all'inizio non sentirete i rumori, ragazzi, perché non so cos'ha il mod loader. Dopo un po' che giocate, il volume arriverà da solo. Per cui non vi preoccupate, non fatemi domande perché io non sento niente. È normale. Ok, è partito. Dovete riregolarvi le impostazioni, logicamente, e avete la mod installata. Vi metterò, come ho già detto, il pacchetto in descrizione. E un'altra cosa, ragazzi, volevo darvi ancora una volta gli auguri di buon fine anno. Per cui, questo è l'ultimo tutorial di quest'anno e sono contento che è uscita la Leather Mod finale. Speriamo che funzioni bene veramente, la devo provare bene prima di poter cominciare un Let's Play. Per cui, da Luke è tutto. Non sparate troppi botti stanotte, ragazzi. Io sparerò un sacco di stronzate. Da Luke è tutto. Ciao a tutti.